Buonasera, chiamo l'appello. Miele Michele. Presente. Palladio Marco. Presente. Scanzano Luigi Antonio. Presente. Tedesco Michele. Presente. Acocella Antonio. Presente. Guglielmo Sara. Presente. Roma Alfonso. Presente. Miele Lina. Presente. Guglielmo Giuseppe. Assente. Guglielmo Pasquale. Assente. Tenore Angelo, assente. Riprende la parola il presidente. Sì. Buonasera, benvenuti. Abbiamo deciso di fare questo consiglio comunale straordinario qui all'aperto, chiaramente mantenendo tutte le precauzioni del caso, perché oggi è una giornata importante. 9 maggio 2021, 100 anni dalla morte di Francesco Tedesco, 9 maggio 1921. Prima però vado un attimo velocemente ad un altro punto all'ordine del giorno che esauriamo subito chiaramente. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. Allora, il primo, accettazione e donazione dell'immobile in via Pasquale Stiso, determinazione. Mi fermo un attimo qui, ne approfitto per dirvi che il dottor Carlo Tedeschi ha ufficialmente donato la casa dell'ex sindaco di Pasquale Stiso al comune e lì ci sarà una casa di accoglienza per le donne in difficoltà. Poi variazione al bilancio di previsione 2020-2022 adottata con delibera di giunta, ratifica. Variazione al bilancio di previsione 2020-2022 adottata con delibera di giunta numero 101, la precedente era numero 100, ratifica. Questi qua erano i tre verbali favorevoli per l'approvazione. Contrari, astenuti, non ce ne sono. Ok, quindi il primo punto, velocemente lo abbiamo superato. Francesco Tedesco, qualche mese fa, prima del subito dopo il mio insediamento, ho avuto una telefonata del generale di Guglielmo, che io, se permetti, chiamo zio Nicola perché fa parte della mia famiglia. E tra le tante cose si congratulava per il risultato, mi ricordava che quest'anno erano i 100 anni, si celebravano i 100 anni dalla morte di Francesco Tedesco. Chiaramente immediatamente ci siamo attivati, già prima di Natale, però purtroppo ciò che è stata la terza ondata del Covid-19 ci ha portato ad una situazione a dir poco difficile. Noi abbiamo vissuto una vita amministrativa dedicata, credetemi, quasi solo ed esclusivamente alla parola tamponi, alla parola positivi, alla parola negativizzati, alla parola vaccini, ultraottantenni, centri vaccinali. Questa è stata la nostra vita amministrativa. Probabilmente volevamo stare di più tra le persone per raccontare ciò che si sta facendo, lo faremo nelle prossime settimane. Ma credo che un'istituzione in primis debba salvaguardare la salute dei suoi cittadini. E noi questo abbiamo fatto soprattutto in questi 5-6 mesi. Detto questo, immediatamente ci siamo attivati e ci saranno varie attività. Non potevamo però non fare un consiglio comunale solenne, lo chiamerò più tardi, oggi 9 maggio 2021, data che coincide appunto con i 100 anni del 9 maggio del 1921 a Roma, finiva l'esistenza di Francesco Tedesco. Subito dopo la telefonata con zio Nicola, generale di Guglielmo, da qualche mese, da qualche settimana, sono stato in stretto contatto con il professore Acocella, che saluto con il cuore. E da quel momento la macchina è partita con maggior forza, maggiore
determinazione, anche perché, diciamoci la verità, la questione Covid ci prende meno tempo, quindi ci stiamo concentrando su tantissime altre cose. E quindi il secondo punto all'ordine del giorno è la commemorazione del centenario della morte dello statista Francesco Tedesco e istituzione di un comitato culturale che ci guiderà nelle varie iniziative che si terranno da oggi fino al 31 dicembre 2021. Ricordo la data 31 dicembre 2021 e poi vi spiegherò perché. Ci saranno vari interventi rispetto a questo punto. Il primo è quello dell'assessore alla cultura Sara Guglielmo. Facciamo da là così stiamo più distanziati. Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio i nostri ospiti, il professor Acocella e il generale Di Guglielmo, per la loro presenza e futura fattiva collaborazione. Grazie a tutti voi perché con la vostra presenza state rendendo questo momento culturale e sociale più sentito e più vicino ad un ritorno di normalità. Tra gli obiettivi prefissati dall'attuale amministrazione, la promozione della cultura occupa una posizione di primaria importanza. La nostra comunità ha bisogno di momenti come questo, nei quali sentire l'appartenenza alle stesse radici, in cui si condividono pensieri. In una giornata come questa, poi, nella quale ci si riunisce per commemorare un illustre compaesano, quel senso di comunità, di unione, si avverte ancora di più. Era doveroso celebrare il ministro Tedesco nel centenario della sua morte, per omaggiare un uomo che, pur arrivando a ricoprire alte cariche politiche, mai si è dimenticato delle sue origini irpinee, andrettesi. Ricordarlo qui, in questa sede, tra questi banchi, durante un consiglio comunale, credo sia l'omaggio più onorevole che potesse ricevere. A tal proposito, colgo l'occasione per informarvi che con decreto dirigenziale dell'8/4/2021 pubblicato sul BURC Regione Campania, questa amministrazione, con il supporto di un comitato tecnico-scientifico, ha deciso di presentare un progetto incentrato proprio sulla figura del compianto ministro Tedesco. Siamo certi che, data la personalità di rilievo che oggi ricordiamo, il progetto possa essere approvato, in modo da poter organizzare, sempre nel rispetto delle normative vigenti, altri eventi culturali. Questa amministrazione è orgogliosa di portare avanti iniziative legate alla valorizzazione della cultura del nostro Paese. Riguardo a questo, vi anticipiamo l'imminente riapertura del Museo della Civiltà Contadina ed Artigiana di Andretta, prefissata per metà giugno. Era giusto riordinare la vastità di materiale storico in esso contenuto, per esporre ai visitatori in maniera più accessibile. Il nuovo volto del museo sarà inoltre arricchito dal materiale acquisito grazie al bonus cultura ottenuto. Credo, contrariamente a quanto sosteneva Giovannino Guareschi, spesso è proprio la cultura a riempire il cervello di nebbia, che invece è proprio la cultura, il sapere, a sbiadire quel velo di nebbia nel quale le nostre menti e le nostre vite spesse si perdono. La cultura è la strada per allargare i nostri orizzonti. E noi siamo fieri di portare avanti iniziative come questa. Grazie a tutti. Allora, ero piccolo quando il mio amato nonno Michele mi portava vicino quella statua, che per me, essendo piccola, era enorme. E con il suo fare pacato, ma dolcemente severo quando si parlava di cose serie, mi diceva: questo è il monumento dedicato a Francesco Tedesco, una persona importante di Andretta. È nato in quella casa, continuava mio nonno, e girandosi mi indicava Palazzo Tedesco, con la lapide di Enrico De Nicola. Così da piccolo, dal cuore della piazza a lui dedicata, ho conosciuto l'ex ministro, la sua storia, ma anche qualche aneddoto. Quando per esempio mi diceva mio nonno che per due sere di seguito lo trovarono che guardava a Murra, o qualche volta sparì il busto di bronzo
ed era nella vicina via Tiglio. Oggi, da primo cittadino, ho chiesto alla mia squadra di essere in prima linea per celebrare Francesco Tedesco, i 100 anni dalla morte di Francesco Tedesco. E tutti subito si sono messi a disposizione, perché è giusto ricordare il nostro illustre concittadino. Ed allora, prima di andare nel merito di ciò che oltre ad oggi faremo, voglio umilmente, poi saranno i nostri illustri relatori a farlo in modo più concreto, preciso e puntuale, provare a tracciare un minimo di quadro storico, culturale, politico su Francesco Tedesco, che nasce ad Andretta l'11 marzo 1853 e muore il 9 maggio 1921 a Roma, 100 anni fa. Le tappe più importanti della sua vita. Nel 1873 è laureato in legge presso l'Università di Napoli. Nello stesso anno fa un concorso al Ministero delle Finanze superandolo. Nell'874 un concorso presso il Ministero dei Lavori Pubblici. 1902 nomina consigliere di Stato. 1891 prima elezione al Consiglio Provinciale di Avellino in rappresentanza del mandamento nativo Andretta, Cairano, Morra Irpino, allora chiaramente si chiamava così, il De Sanctis era ancora in vita, è sempre riconfermato fino al 1920. Nel 1895 divenne vicepresidente della provincia e fu presidente dal 1907 al 1920. In quel periodo era anche deputato, ma passava tantissimo tempo in provincia ad Avellino per pensare alla sua Irpino. Deputato per la prima volta nel 1900, collegio Mirabella e Clano, 1904, collegio Ortona a Mare e 1920 nel collegio di Chieti. Fu tra i 4 ministri irpini dell'età liberale, Francesco De Sanctis, Pasquale Stanislao Mancini, Michele Pironti, Ministro dei Lavori Pubblici nei governi Giolitti e Tittoni 1901-1905, Ministro dei Lavori Pubblici nel governo Fortis II 1905-1906. Qui ha lavorato alla statizzazione delle ferrovie. Ministro del Tesoro, governo Luzzatti 1910-1911, Ministro delle Finanze, prima con Nitti e poi con Giolitti, dal 19 al 21. Quando muore, e molti dicono che probabilmente poteva arrivare anche lui ad essere il capo di un governo, però questo purtroppo non lo sapremo mai. Concorse alla soluzione di importanti problemi, riordino del servizio ferroviario, statizzazione, leggi speciali per Basilicata e Napoli, questione dell'acquedotto pugliese, con una convenzione del 1905 che è stata rifatta soltanto nel 2012, dopo 107 anni. Fino alla provvista di ingenti ed eccezionali risorse della condotta della guerra in Libia. Il tutto senza ricorrere a provvedimenti straordinari. Infatti fu determinante per l'amministrazione delle finanze dei governi di cui faceva parte. Francesco Tedesco ha svolto un'importante attività meritoria per tante azioni a favore del Mezzogiorno e concorse alla soluzione di molti problemi per il sud dell'Italia. Il tutto è riscontrabile nei tanti interventi parlamentari del ministro Tedesco e nei discorsi presso il Consiglio Provinciale di Avellino. La sua importanza, l'importanza dell'azione di Tedesco, è testimoniata da tante strade e scuole a lui intitolate. A proposito, quella bandiera recuperata qualche mese fa presso l'ex asilo a via Salvo d'Acquisto e quella coccarda sono la bandiera e la coccarda ufficiale dell'Istituto Francesco Tedesco. Oggi noi siamo un istituto comprensivo, istituto Torquato Tasso di Bisaccia, ma fino a qualche anno fa
La nostra scuola media era orgogliosamente la scuola media Francesco Tedesco. Quindi è testimoniata l'azione di Tedesco, perché sono tanti i primi cittadini che in passato soprattutto hanno dato orgoglio al suo nome. Francesco De Santis lo ebbe tra i suoi discepoli della scuola, della seconda scuola napoletana, e come suo segretario particolare a Roma. Nel 1876 scrisse al ministro Zanardelli dicendo: «L'avvocato Francesco Tedesco è un distinto impiegato del tuo ministero e conquistò il suo posto per concorso ed ha saputo mantenersi la stima e l'affetto dei suoi superiori con la puntualità e l'intelligenza nel servizio e con la sveltezza del suo ingegno. Egli è mio compaesano e me ne pregio, perché è onore di quel paese nativo. Vorrei che tutti i giovani imitassero il suo esempio». Questo era De Santis. Noi umilmente, a 100 anni dalla sua morte, come amministrazione comunale, già da qualche mese ci siamo attivati per dar vita a varie iniziative per ricordare il nostro illustre concittadino. Purtroppo questo maledetto Covid ci ha frenato, ma siamo certi che andrà meglio nei prossimi mesi e riusciremo nel nostro intento. Siamo partiti con questo consiglio comunale straordinario, io direi quasi solenne, perché vedo tanta partecipazione ufficiale, solenne, con i labari da parte di tutte quante le associazioni. Ringrazio Don Piercarlo, dov'è? Non lo vedo? Ecco là, ringrazio Don Piercarlo, l'Arma dei Carabinieri, tutte le associazioni che sono intervenute ed immediatamente ci hanno dato la loro adesione. Proprio per questo, in modo ufficiale questo pomeriggio, istituiamo un comitato culturale che lavorerà per l'organizzazione delle varie iniziative. Ancora non abbiamo date certe perché il Covid non ce lo permette, ma speriamo di superare il tutto presto. Comitato presieduto dal nostro altrettanto illustre concittadino, professor Giuseppe Agocella, magnifico rettore dell'Università Giustino Fortunato, che ringrazio. Grazie, professor Agocella. Lo ringrazio con il cuore per l'affettuoso e quasi paterno supporto. Un comitato del quale faranno parte varie personalità del mondo della cultura provinciale, regionale, cittadino, ma anche nazionale. Anche alcuni rappresentanti della nostra comunità, per fare in modo che si dia il meglio per onorare la figura di Francesco Tedesco. Del comitato che presenteremo nella sua interezza tra qualche settimana farà parte anche il generale Nicola Di Guglielmo, per me semplicemente zio Nicola, presidente onorario della Proloco, da sempre cultore di Francesco Tedesco, anche con varie pubblicazioni. Ragazzi delle associazioni, di questo comitato farete parte anche voi, non ve ne ho parlato, ve lo dico oggi ufficialmente in consiglio comunale. Saranno i presidenti delle associazioni a far parte di questo comitato, perché soltanto insieme riusciremo ad ottenere grandi risultati. Da soli non si va da nessuna parte. Faccio il sindaco da 6 mesi e sono sempre più convinto che il noi deve trionfare sempre sull'io, perché avere a che fare con un presidente, con zio Nicola che mi ha dato dei consigli, il professore Agocella che mi ha dato delle indicazioni chiarissime per studiare anche Francesco Tedesco, è riempirsi di cultura degli altri. E riempirsi di cultura degli altri significa essere umili, e soltanto con l'umiltà possiamo ripartire per dare, secondo me, un futuro dignitoso alla nostra comunità. Quindi saranno operative anche le associazioni in generale. Siamo pronti anche per ristrutturare il monumento e la lapide in piazza Tedesco, dove la situazione non è certamente delle migliori. Siamo già in contatto con la sovrintendenza, che ha fatto un sopralluogo una 15 giorni fa con me e con il responsabile dell'ufficio tecnico Luigi Scanzano.
Siamo in contatto con l'assessorato alla cultura della Regione Campania e con il Ministero dei Beni Culturali. Sommessamente, anche se al momento non ho nessuna certezza, prendo un impegno ufficiale questa sera. Entro il 31 dicembre del 2021, il monumento di Francesco Tedesco in Piazza Tedesco sarà ristrutturato. Un modo vero e concreto per ricordare degnamente il nostro concittadino. Monsignor Angela Cocella scrisse e diceva: Francesco Tedesco appartiene all'Italia tutta, a cui sacrò con eroica semplicità il valore della sua mente, ma egli a preferenza è nostro. Egli è della nobile schiera degli illustri irpini, degli autentici valori della vaga e diletta nostra provincia, di cui fa capo per oltre un trentennio, sentendone e curandone i bisogni. Egli è dei fecondi campi nostri, delle verdi valli nostre, irrigate dolcemente da copiosi fiumi. Egli è del Sant'Angiolese come dell'Avellinese, a cui ha donato in tributo di affetto provvedimenti e vantaggi che si legano alle savie e provvidenziali leggi del Mezzogiorno. Io mi permetto umilmente di aggiungere: egli è nostro, Francesco Tedesco è di Andretta, e con orgoglio dobbiamo onorarlo e non dimenticarlo. Perché, come diceva sempre Monsignor Angela Cocella, parlando di Tedesco, gli astri che brillano di luce propria non si eclissano mai. Grazie. Allora, se c'è qualche intervento oltre alla scaletta... La scaletta prevede l'intervento del generale Di Guglielmo e del professore Cocella. Noi siamo felici di ospitarlo. In caso contrario, andiamo avanti. Ok, andiamo avanti. Generale Nicola Di Guglielmo. Io vorrei parlare, se me lo consentite, innanzitutto il sindaco e poi voi, per non più di 10 minuti, massimo 15. Però chiedo scusa se, innanzitutto sono contento di essere qui in questa data, una data, come ci ha ricordato il sindaco, che dovrebbe essere per noi ricordata finché viviamo, ecco, non dico in eterno, ma finché viviamo, perché purtroppo l'oblio, specialmente a chi è anziano come me, può offuscare la mente e portarci a dimenticare certe cose. Ma certi valori vanno conservati, innanzitutto perché noi conosciamo Andretta, perché ci siamo nati, ma tanta gente non credo che la conosca. E allora il professor Cocella mi ha insegnato che quando è andato in America, che dire, sono di Andretta, chi la conosceva Andretta, ha detto qualcosa e lascio a lui, poi che vi racconterò l'aneddoto. E anche noi, io avventurandomi nel 1985, quando costituimmo di fatto la Pro Loco Andretta, il primo pensiero
del compianto Peppino Rizzo, al quale va il mio grato ricordo, perché è stato per me un maestro in tante cose, anche se ci dividevano ideali, ideologie diverse, però sul fatto della cultura e sui fatti concreti andavamo d'accordo. La Proloco mi ha dato tante soddisfazioni, ma anche tante amarezze, però io porto in bilancio le soddisfazioni, e tra queste porto il primo omaggio, reso ad un altro illustre cittadino irpino, cioè a Giovanni di Guglielmo. Perché primo? Perché le circostanze si imposero quel primo, in quanto nel 1986 ricorreva il centenario della nascita di Giovanni di Guglielmo, e Peppino Rizzo pose come primo vincolo a coloro i quali si associarono alla Proloco, disse: noi festeggeremo subito i due grandi concittadini di Andretta, Giovanni di Guglielmo e Francesco Tedesco. Francesco Tedesco, non si può, l'occasione sarebbe stata quale? Quella del 150esimo della nascita, perché il centenario della nascita era già avvenuto, e quindi noi dovremmo formarci qui e fare prima la celebrazione di Giovanni di Guglielmo. Nel 1986-87 io misi subito in cantiere la celebrazione del ministro Francesco Tedesco. Per il 140esimo anno della nascita, che avveniva nel 1900, di là a poco. E infatti facemmo con 1993, 140esimo della morte, della nascita. E celebrammo con grande disponibilità del professore Agocella questo convegno, che fu un convegno veramente, io direi, di livello nazionale, perché parteciparono professori delle università di Salerno, di Napoli e di Cassino, soprattutto. Avevamo in ambito anche l'illusione o l'aspirazione ad avere qui con noi Sabino Cassese, illustre costituzionalista, eccetera, professore di diritto amministrativo, e l'onorevole, il senatore Giovanni Spadolini, il quale mi scrisse una lettera nel mese di agosto dicendomi che aveva impegni, ma che se io glielo ricordavo per telefono avrebbe visto di poter venire ad Andretta, esaminato la possibilità, se non che morì prima che noi facessimo il convegno. Il convegno si svolse il 10 dicembre e l'11 dicembre, 10 dicembre ad Avellino, l'11 dicembre ad Andretta. Ad Avellino fu inaugurata una mostra fantastica, perché riuscimmo ad ottenere dalla famiglia una parte dell'archivio privato, tra cui tante lettere che furono esposte, eccetera. Ma soprattutto la biblioteca fu incommiabile nel tirare fuori tutti i giornali che nel quarantennio di vita di Tedesco ad Andretta, ad Avellino, al Consiglio Provinciale, aveva svolto la sua attività, di tutta la sua attività. Poi ebbi anche la fortuna di incontrare il professore Fiorenzo Iannino, il quale si mise a disposizione e fece una serie di articoli, quattro per la verità, me ne ricordo bene, su Francesco Tedesco, e gli diede l'incarico di consultare la documentazione esistente presso la biblioteca provinciale e di fare. Lui ha fatto un intervento di oltre 30 pagine sul volume degli atti del convegno, pubblicati nel 2007 con il contributo e il patrocinio e anche fervente del Centro d'Orso ad Avellino, di 366 pagine, nelle quali abbiamo messo in mostra un poco tutto, a cominciare dall'intervento del professor, dalla bellissima relazione del professor Agocella
sulla crisi, il contorno culturale, il contesto culturale a Napoli nell'epoca in cui Francesco Tedesco frequentava l'università, citando vari professori che hanno dato un indirizzo alla facoltà giuridica di Napoli. Il professore Iannino, questa volta, non pregato da me, ma da Gianni Festa, ha fatto un intervento veramente stupendo su Francesco Tedesco, pubblicato in omaggio al nostro statista proprio in data di oggi sul Il Quotidiano del Sud. Quindi questa è la cornice poi di tutta la vita di Francesco Tedesco, l'ha ben delineata il sindaco, poi parlerà il professor Cocello. Io mi limito soltanto a dire alcune cose, anzi a leggere alcune cose che ho già scritto nella mia relazione al citato libro degli Atti. Cioè vorrei dare una testimonianza dei rapporti di Francesco Tedesco con Andretta. Io scrissi questo: circondati da affettuosa stima e considerazione, egli e i familiari partecipavano agli eventi della piccola comunità, apprezzandone la semplicità di vita e non disdegnando di presenziare con cordiale disponibilità a qualche manifestazione o spettacolo locale, come le cerimonie al circolo operai o all'asilo dell'infanzia. Per la verità all'epoca c'erano due circoli ad Andretta. Testimonianza dei suoi ritorni alle dilette aure balsamiche natie è contenuta nella corrispondenza intercorsa con l'amato germano Pietro Antonio e con gli altri familiari, con i Molinari di Morra, su cui è stato pubblicato un interessante volume sul carteggio dei Molinari, tra cui una trentina di lettere dirette da loro a Francesco Tedesco e quelle di Tedesco a loro, nonché nelle corrispondenze di diversi organi di stampa. La casa di Andretta era, durante la sua permanenza al paese, sempre aperta a tutti coloro che gli si rivolgevano. Diversi cantonieri andrettesi ne conservavano un grato ricordo e mi dicevano anche degli aneddoti su Tedesco quando erano in vita ed io abitavo al monte. Specialmente con l'estinzione del Dicastero del Tesoro, essa, la casa di Andretta, costituiva un luogo ambito di attrazione e di pellegrinaggio di rappresentanti politici e amministrativi, provinciali ed anche di modesti cittadini, provenienti pure da altri comuni, per perorare la soluzione di problemi collettivi o personali o provvedimenti di interesse generale, ed anche per rendere omaggio all'illustro conterraneo ed amico. La presenza del ministro in Andretta costituiva un avvenimento di notevole rilievo. L'abitazione natale non era soltanto luogo amato di riposo e di ricordi familiari, ma anche la proiezione di doverosi impegni di lavoro e di cure degli interessi superiori nazionali che non potevano e non dovevano essere trascurati. Di questa attività ci restano quattro lettere interessanti dirette da Andretta agli onorevoli Nitti, Facchetta e Giolitti, due lettere, rispettivamente nelle date del 13 e 17 ottobre 1914, 22 giugno 1916 e 14 agosto 1917. Si tratta di lettere interessanti che io ho citato nel volume e le ho anche illustrate. Comunque, un racconto un po' idilliaco di Francesco Tedesco fu fatto dal giornalista Luigi Limoncelli, oriundo di Sant'Andrea di Conza, il quale, il cui padre, saputo che ad Andretta c'era Francesco Tedesco, non poté venire a salutarlo per impegni gravi di famiglia, dice lui. Però disse ai figli: uè, mettetevi con il carretto di San Francesco e pedalate per Andretta. Scusatemi. Sti ragazzi
forse il primo, Luigi Limoncelli, era tredicenne, poi aveva due fratelli un po' più giovani, però ottennero per fortuna un asinello e così con questo asinello da Sant'Andrea si avviarono verso Andretta. E allora vi racconto che cosa lui scrive. La notizia, scrive, ebbe la rapidità del lampo. L'eccellenza Francesco Tedesco, ministro del Tesoro, si era recato in Andretta per un breve periodo di riposo. Fu un avvenimento per l'Irpinia e per il paese natio. Andretta è famosa per l'altissimo campanile che spinge lo sguardo per chilometri e chilometri e per l'aria salubre che riceve dai Monti Airoli e Mattina. Finché quel ministro visse, la cittadina ebbe il suo momento di celebrità. Fu quello un avvenimento? Certo, ma sono sicuro nessuno di questa generazione ci crederà. Oggi la cosa è diversa. I ministri, i cavalieri ed i commendatori non si curano più. Una volta però, mezzo secolo addietro, non era così. Un prefetto di provincia era un angelo custode, un deputato, un santo patrono, un ministro, un dio. A solo nominarli o sentirli nominare si balzava in piedi come spinti dal di dietro, da una molla. Eppure quelli erano tempi di vera democrazia, ma era la buona creanza diversa, il valore degli uomini era tenuto in gran concetto. Anche il narratore, oltre mezzo secolo fa, si recò ad Andretta, unitamente a due fratelli, per rendere omaggio al ministro Tedesco in rappresentanza del padre, che s'onorava della sua amicizia e ci teneva di salire a quota 850 per una visita di dovere, alla quale dovette però rinunziare perché totalmente impegnato in un affare grave. Dalla mera descrizione del viaggio da Sant'Andrea ad Andretta, fatta a dorso di un poledro vivace e recalcitrante, riporto solo la parte essenziale della visita al ministro. Passo innanzi passo, tra virgolette, ci trovammo in casa di Sua Eccellenza Tedesco, un uomo veramente eccezionale, ma anche modesto, il quale ci fece lieta accoglienza, ci fece servire una buona colazione, ci ringraziò, ci accompagnò sino al portone, ci vide partire e anche lui ci gridò dietro: bambini, accorti e salutate papà. Io ho finito, non so quanti minuti ho impiegato. Qualcuno li ha calcolati? Quanti minuti? Come voi. Cioè, posso dire qualche altra cosa? Beh. Allora, io approfitto ora per... Tanto l'ha fatto anche il sindaco, ha fatto bene. Noi siamo stati tragicamente provati, tutta l'Italia e il mondo intero, da una pandemia che è stata accostata alla famosa spagnola del 1918, che fu più terribile di questo virus e fece quasi 20 milioni di morti in tutto il mondo. Comunque, dobbiamo riprenderci e andremo avanti, secondo il programma del sindaco. Però a questi voglio dire, ho fatto così empiricamente una piccola indagine. Andretta aveva nel 1861 3.862 abitanti, nel 1931 4.860, nel 2021 non lo so, Angela me l'ha comunicato ma non sono riuscito a trovare, mi ha fatto un'email Angela, però non sono riuscito a trovarlo e quindi l'età anche qui. Ho chiesto qui all'assessore Tedesco quando, ma intorno ai 1700-1800. Io ricordo che lo pubblicavo sull'Eco di Andretta, in uno degli ultimi numeri era 1927, lo ricordo perché è l'anno della mia nascita. Quindi se noi facciamo il conto, non dico dal 1861, ma dal 1931, cioè dal 31 ad oggi, quanti anni sono passati? 90 anni. Andretta ha perduto quasi il 70% della sua popolazione. Il paese si va spopolando e allora, modestamente, io prego il sindaco e la sua squadra di portare attenzione a questo grave problema. Noi dobbiamo
invitare soprattutto gli andrettesi che sono emigrati, e ce ne sono tanti, a venire ad Andretta. Ma ad Andretta ci sono poche strutture abitative, alloggiative. Mi diceva il gestore dell'agenzia Espinia Tour a Piazza della Libertà ad Avellino, quando ero presidente della Pro, generale, ma lei vuole 50 persone ad Andretta, 40-50 persone ad Andretta? Io il venerdì e il sabato gliel'assicuro, ma lei mi deve assicurare il posto a 40-50 persone. Voi tutti sapete come sono le strutture di Andretta. Potevamo sì e no alloggiarne 10-12. E allora, quindi ecco una delle principali, queste sono le infrastrutture, e intendendo per infrastrutture non soltanto le vie, ma anche gli alberghi. Mi rendo conto, un albergo non è facile gestirlo ad Andretta, perché tranne il periodo estivo che si riduce alla seconda quindicina di luglio, alla prima quindicina di agosto, che fanno? Debbono morire per forza. E allora ecco l'utilità della strada, l'utilità grandissima della strada Calite-Andretta. Per andare adesso a Calitri ci si impiega 30 minuti, Bisaccia Calitri o anche attraverso l'Ofantina. Allora la strada è fatta, bisogna rifarla, non è in condizione adesso transitabile. Rifacciamola in 10 minuti, un quarto d'ora si è a Calitri. Ecco, quindi i collegamenti pongono molto. Un'altra cosa voglio raccomandare all'assistenza: rivedete il regolamento sui rifiuti urbani, perché a parte il fatto che io sono convinto che è in parte incostituzionale, perché quella è una tassa sui rifiuti, non un'imposta. Cioè il comune mette la tassa perché mi dà una controprestazione, cioè mi raccoglie i rifiuti. Ma se io il servizio non lo utilizzo, e ci sono casi che ad Andretta si non lo utilizza, faccio il mio esempio per non portare sempre degli altri. Io ho due case ad Andretta, per avventura sono, o di San Venturo, non lo so, sono affezionato al paese. Mi dissero che era in vendita una casa di un vecchio parente di mia nonna. Beh, collegata alla mia, l'ho comprata, sono 146 metri quadrati. Non ha luce, non ha acqua, non ha gas, non ha mobili. Bene, pago 485 euro all'anno, non solo per quella casa, ma quello che abito. Ma quello che abito è anche giusto, anche se io vengo qui ad Andretta soltanto nel mese di agosto e per 20 giorni. E nel mese di agosto io non produco alcun rifiuto, perché sono ospitato o dai miei parenti o dalla signora Giovanna Ceralti. È giusto questo? E allora rivedete questo regolamento. Il regolamento l'ha fatto un commissario prefettizio, ma può il popolo avere un regolamento fatto da un non eletto? Ci siamo abituati in Italia. Monti non era eletto, è stato presidente del Consiglio. Conte non è stato eletto, è stato presidente per due volte. Draghi no, però Draghi l'hanno chiamato il salvatore della patria ed è corso a salvare la patria, perché Draghi ha dei meriti veramente enormi in campo internazionale anche. Allora, amministratori, rendete i cittadini operanti, perché i cittadini sono stati esclusi dal voto al presidente della provincia. E perché? Lo fanno i sindaci. Vabbè. I cittadini votano. Ma che voto? Che cosa votano? Io ricordo che i comuni avevano, e termino con questo, ecco perché non vi voglio annoiare, avevano la giunta provinciale amministrativa che controllava gli atti comunali. Beh, si disse, non è un organo elettivo la giunta provinciale amministrativa. E allora fu eliminato. E fu dato l'incarico del controllo a un comitato regionale che si chiamava Corecom, così, Comitato Regionale di Controllo. Il quale comitato di regionale di controllo? Da chi era stato eletto? Dalla regione Campania. E allora un eletto dalla regione può mettersi contro eventuali provvedimenti che ledono la legge o altre materie? No, non lo fa. Però devo dire questo onestamente: io sono stato presidente dei Rubilli, che controllavano anche la contabilità del Rubilli, perché il Rubilli era un ente giuridico assimilato all'ente pubblico comunale. Ed erano bene. Se non che è finito pure il comitato di controllo, l'hanno abolito.
Io rappresentai a un deputato comunista, onorevole, ma possibile? Oh, generale, mi fece. Ma noi abbiamo un controllo maggiore. E qual è il chiesino? Il popolo. Ma come il popolo? Come fa? Ah, con le elezioni. Beh, chiudo con questo, a voi il commento. Grazie, grazie sindaco. Speriamo che potete tenere in considerazione. Grazie al generale Di Guglielmo. Prendo un impegno come l'ho preso io per la statua. A nome del vice sindaco, sta lavorando insieme a Marco Vallario anche su... Io sono lieto di collaborare con il comune, se naturalmente loro richiedono la mia consulenza. Assolutamente. Grazie Nicola Di Guglielmo. E chiudiamo con il professore Giuseppe Agocella. Mi permetto di dire con affetto, quando sente il nome di Andretta, per lui è gioia. Permesso del sindaco, io è l'ultimo, va bene. La mascherina che non la sopporto. Bene, io innanzitutto esprimo la mia gratitudine perché non ero venuto certo ad Andretta per raccogliere l'invito o la ho il comando a, come dire, occuparmi di un comitato per le onoranze a Francesco Tedesco, che dobbiamo usare questa espressione, le onoranze a Francesco Tedesco. Sono venuto per partecipare a questo incontro perché, appunto, come ha detto Nicola, io porto sulla mia carta d'identità nato ad Andretta. Credo che sia ormai, come dire, un privilegio per pochi, perché da un certo punto in poi non è nato più nessuno, diciamo, ad Andretta. Come diceva Nicola, racconto ogni tanto che andando in giro per convegni internazionali ed esibendo la mia carta d'identità, mi sentivo chiedere, ma perché esiste Andretta? E siccome mi trovavo, ecco, però non parlavo col portiere d'albergo, mi trovavo in contesti colti, insomma, convegni fatti da studiosi che, insomma, hanno una cultura internazionale, dicevo, siete degli ignoranti. Ma come non ricordate il capitolo 8° del viaggio elettorale di Francesco De Santis? Francesco De Santis è figura nota internazionalmente. Il viaggio elettorale è considerato, parla di questi paesi, è considerato una delle grandi opere della letteratura politica europea, vorrei sottolineare. Francesco De Santis cita più volte Francesco Tedesco nella sua corrispondenza. Beh, allora, io ringrazio il sindaco e la giunta comunale per questa idea di proporre un comitato che in qualche modo collabori con l'amministrazione comunale per organizzare un programma che abbia una sua rilevanza, insomma. Io per la verità devo dire, diffido dei comitati d'onore. I comitati d'onore non servono a niente. Io sono stato più volte dal Ministero dell'Università nominato in alcuni comitati nazionali per le opere nazionali, opera nazionale di Vico, opera nazionale di Teresio. Devo dire che molto spesso fa parte dei comitati significa soltanto, come dire, una etichetta in più. Io tra l'altro nel mio curriculum non ho mai citato i comitati di cui ho fatto parte, che non mi sono sembrati un lavoro. Quindi vorrei soprattutto sottolineare che se un comitato deve essere un comitato per operativo, in cui ci può essere anche qualche presenza di garanzia, ma sostanzialmente deve essere fatto da quelli che stanno a Andretta, con qualche altra presenza, insomma, che può essere utile per la competenza. Allora, come punto di partenza, io vorrei stasera, per essere un po' concreti, dire su Francesco Tedesco già esiste un volume molto importante, ed è questo, che è curato da tale Nicola Di Guglielmo. Non so se quando parlavi della statua, Michele, in piazza, parlavi della statua da dedicare a Nicola Di Guglielmo.
Ah no, parlavi di quella Francesco Tedesco, ma se no anche Nicola ne metterebbe uno. Questo volume, che è il volume numero 11 degli studi meridionali, editi dal Centro Guido d'Orso, è un volume che già in qualche modo rappresenta il significato, l'importanza che ha avuto Francesco Tedesco nella storia italiana. Io dicevo poco fa al sindaco che mi trovo ad essere collega e amico dell'attuale presidente dell'Istituto Italiano di Storia del Risorgimento, quello che qualcheduno osserverà quando va all'altare del Milite Ignoto a Piazza Venezia, e proprio di fianco, diciamo, al grande complesso del Milite Ignoto c'è l'Istituto Italiano di Storia del Risorgimento. Ecco, per esempio, io credo che con presenze come questo, poiché Francesco Tedesco è considerato, come dire, una figura della storia risorgimentale italiana. Calcolate che nato nel 1853, muore nel 1921, cioè prima dell'avvento del fascismo, un anno prima. Quindi fa parte di quella fase della storia italiana che è sempre valutata come comunque storia del risorgimento, che si allunga fino al consolidamento con la prima guerra mondiale della identità nazionale. Che il risorgimento non si compie se non quando la nazione si sente nazione. E ormai tutti gli storici dicono che l'unico momento è stata la prima guerra mondiale. Con Pietro qualche volta ho parlato del fatto che io ricordo una foto di mio nonno Fante alla prima guerra mondiale. Si può dire che tutti noi siamo in qualche modo generati da quegli eventi. Poi viene il fascismo, seconda fase, e poi la Repubblica. Bene, io volevo su questa base fare soltanto una piccola riflessione. A quale Francesco Tedesco noi dobbiamo pensare per fare una cosa che valga per Andretta, ma che valga fuori di Andretta, che abbia un senso? Come ho detto al sindaco, io ho contattato l'assessore regionale al turismo, che è quello che in qualche modo può dare una mano sotto il profilo concreto, che come è noto è bello disquisire, ma poi bisogna andare, diciamo, sul concreto, e lui in questa conversazione mi ha detto: ah, ma perché tu sei di Andretta? Anche lui non lo sapeva, e allora ha detto: allora a maggior ragione occorre che noi, diciamo, rendiamo Francesco Tedesco noto fuori di Andretta, perché se restasse soltanto una celebrazione in piazza col monumento abbellito e con qualche considerazione di orgoglio paesano, francamente non varrebbe manco la pena di perderci tempo, tanto per essere chiari. Allora, di Francesco Tedesco che cosa noi vogliamo cogliere? Non soltanto il suo radicamento andrettese, questo è, come dire, noto, evidente. Infatti bisognerebbe vedere anche di coinvolgere in qualche modo la famiglia Tedesco, perché io non ho mai capito perché. Da 25 anni a questa parte, l'ultima erede, se non mi ricordo male, viva Tedesco, si tiene le carte conservate a casa. A che cosa possono servire? Qualcuno me lo dovrà spiegare prima o poi. Io faccio parte di un mondo in cui quando uno ha le carte le mette a disposizione. Vabbè, poi me lo spiegherai tu, però insomma, quindi qualche contatto con la famiglia Tedesco pur bisognerà prenderlo. Però ecco l'aspetto, come dire, casalingo, l'aspetto un po' localistico, non direi che è la prima cosa che bisogna osservare. Guardate, in Francesco Tedesco, e ripeto, se uno si va a leggere questo volumaccio ne ha già la rappresentazione, ci sono tre profili che possono essere utili. Non dico per rilanciare Andretta, direi una parola pesante, ma insomma per mostrare che ci può essere un interesse anche per un comune che, vedi Nicola, sarà un comune adesso dimezzato rispetto, ma questo vale per tutti i comuni delle aree interne del Mezzogiorno. Vale per tutti i comuni delle aree interne del Mezzogiorno. Ho fatto un dibattito una settimana fa col professore Graziano, che è il prorettore dell'Università di Benevento, che è un esperto di aree interne, documentava che le aree interne del Mezzogiorno in 50 anni si sono altro che dimezzate, ha più che dimezzate. Il fenomeno che 40 anni fa era solo del Piemonte, adesso è un fenomeno meridionale, i cosiddetti comuni polvere. Andretta non è ancora un comune polvere, perché il comune polvere si considera fino a 500 abitanti, ma insomma, quindi
un fatto normale. Il rilancio non può che avvenire su un altro piano, non quello del numero degli abitanti. Allora, Francesco Tedesco, stavo dicendo, ha a mio avviso tre profili su cui si può lavorare. Io adesso sto, diciamo, ipotizzando, perché non è che mi sono... Allora, il primo profilo è quello che, dal punto di vista dell'operazione culturale che si può compiere, è sugli atti parlamentari. Cioè, Francesco Tedesco, ministro, parlamentare in più collegi, si noti in più collegi, quindi non localistico, ma addirittura rappresentativo di un certo mezzogiorno, e questo, come dire, potrebbe essere una cosa da fare, perché io non mi illudo che ci sia qualche ricercatore di qualche università italiana che si vada a interessare negli atti parlamentari di Francesco Tedesco, se non c'è una spinta, un rilancio di questo nome. Questo nome che, dal punto di vista degli atti parlamentari, elemento di grande come dire, rilievo, ha quello di essere il nazionalizzatore delle ferrovie. E non è vero. Francesco Tedesco ha preparato tutti gli atti per la statizzazione, e badate che era una guerra contro le compagnie private. La questione delle ferrovie era stato sollevato già da Bonghi come la grande questione italiana del Mezzogiorno. Purtroppo non fu lui a portarla a termine. Fu il ministro che gli successe, se non mi sbaglio, Ferraris, se la memoria non mi inganna, Ferraris col governo Fortis, perché era caduto il governo Giolitti e quindi anche lui smise il ministero. Quindi nemmeno nazionalizzatore delle ferrovie, però fu quello che mise il problema delle ferrovie, quindi gli atti parlamentari. E su questo il primo filone. Secondo profilo, quello del De Sanctis, che resta rappresentante della sua area territoriale, presidente della deputazione provinciale, così si chiamava allora, deputazione, non si chiamava amministrazione provinciale, deputazione provinciale, per 30 anni. Le linee dell'attività di Francesco Tedesco sono rilevantissime in questo senso. Accoppiava l'attività nazionale di ministro quella di rappresentante degli interessi locali. E vorrei aggiungere, come dire, il terzo filone, che a me pare particolarmente attuale, perché dobbiamo anche un po' giocare, diciamo, sul tema dell'attualità, perché sennò consegniamo Francesco Tedesco all'archeologia, io non lo so se questo faccia del bene. E il terzo filone, io cercai nel 94-95, quando facemmo questo convegno, di metterlo in luce, però poi avrebbe avuto bisogno di altri studi, io, insomma, mi sono dedicato ad altro, non è che fosse il centro della mia attenzione, è stato solo un momento, come dire, costretto da Nicola Di Guglielmo, praticamente costretto da Nicola Di Guglielmo ad occuparmi di questo aspetto. Ma badate che, non molti lo sanno, ma il primo codice dei lavori pubblici è stato fatto da Francesco Tedesco, 1888. Non era ancora nemmeno parlamentare e non era ancora nemmeno presidente della deputazione provinciale, lo fu nel 95. Che significa questo? Il codice dei lavori pubblici, per la prima volta sistemato nell'88, quindi a 28 anni di distanza dall'Unità d'Italia, bravo, è un libraccio così, io l'ho anche visto, è, come dire, il primo tentativo di rendere sistematica la legislazione italiana in materia. Perché dico che la cosa è particolarmente significativa? Per tre ragioni. Adesso le semplifico, poi insomma vediamo se vale la pena. La prima è questa. Tedesco è un rappresentante della burocrazia ministeriale, chiamiamola così, di quel ceto che ha però edificato le strutture sostanziali dell'Italia. Gli altri chiacchieravano, il ceto ministeriale le costruiva, parlo dell'alto ceto, non di Monsignor Travé, signor Travé o Policarpo dei Tappetti, che era un impiegato, come dire, rappresentato a cinema da Renato Raschel, un film che occorrerebbe rivedere perché è di grande, a parte che di un grande autore letterato, De Marchi. Ma insomma, lui rappresenta la grande scuola di cultura amministrativa. Io questo tentai di dimostrare 25 anni fa. Badate che Tedesco si inserisce in quella linea che va dal Regno di Napoli fino alla Repubblica,
di quei grandi cultori di diritto amministrativo che sono stati gli edificatori delle strutture organizzative dello Stato. Partono da Giovanni Manna, che è il grande maestro, fu ministro con il Regno di Napoli e poi il Regno d'Italia lo volle ministro, perché aveva una competenza che non si discuteva. Attraverso i suoi allievi, Persico e gli altri, insegna a Tedesco come si fa il diritto amministrativo. E ad essi va aggiunto Magliani, il salernitano che ristrutturò, diciamo, le finanze, e poi Nitti, il grande nemico di Tedesco, il grande nemico di Giolitti. Però Nitti fu colui che poi, diciamo, fino al fascismo, in realtà fu protagonista della grande, come dire, capacità di rinnovamento della struttura italiana, perché si parla male dell'Italia liberale, ma l'Italia liberale fu un grande esperimento di costruzione di una nazione. L'unica nazione che, a differenza della Francia, della Germania, non ci aveva presupposti, li ha creati così. E la cultura meridionale ebbe un grande ruolo. Tedesco sta al centro di questa cosa, scrive il codice dei lavori pubblici, con due caratteristiche che vi voglio sottolineare. Uno, fa una critica severa al regime parlamentare. Guardate, Tedesco diventerà poco dopo parlamentare e lo diventerà sulla base di questa spinta contro la decadenza del regime parlamentare. Gli anni 80 dell'Ottocento sono gli anni in cui i grandi spiriti italiani, Minghetti, Bonghi, scrivono della decadenza del regime parlamentare. Non sto parlando del 1988 o del 2018, sto parlando del 1888, la decadenza del regime parlamentare. Come si chiama? Tedesco, nella prima fase, è deputato sonniniano, cioè un deputato molto critico. Sonnino era quello che era andato a fare il giro in Sicilia e aveva fatto la denuncia delle condizioni miserabili in cui lo Stato italiano lasciava le popolazioni meridionali. Era sonniniano. Io non ho capito, Nicolo, perché Viva Tedesco nel suo saggio si vergogna che Tedesco fosse sonniniano. Evidentemente non ha capito bene che cos'era il sonninismo. Cioè, insomma, ci sono alcune cose che vanno dette e vanno corrette. La decadenza del regime parlamentare è uno degli obiettivi del Codice dei Lavori Pubblici. E quando diventa deputato, Tedesco crea un'altra linea, ci fu un grande scontro, ma devono essere tecnici o devono essere giuristi i grandi operatori dello Stato. E finisco con l'ultimo punto. Il codice dei lavori pubblici è, come dire, costantemente costruito su un filo, e cioè uno dei primissimi, vi garantisco, io ho insegnato teoria generale del diritto per 20 anni all'Università di Napoli, quindi qualche cosa me la sono imparata, se non la sapevo all'inizio, ma me la sono imparata. E cioè che il dibattito sull'uniformismo legislativo nella fine dell'Ottocento non era ancora così vivo, anzi, la Bibbia era che bisognava che tutto fosse uguale. Che il regolamento del Comune di Milano fosse lo stesso del Comune di Andretta. Questo è stato il tentativo dell'Unità d'Italia di, come dire, prendere i cavalli imbizzarriti. Uno era il Regno di Napoli, un altro era il Granducato di Toscana, un altro era Parma e Piacenza. Allora, come facciamo per tenere i cavalli imbizzarriti che se no fanno scoppiare l'Italia da poco unita? L'uniformismo legislativo. Beh, nel 1888 Francesco Tedesco scrive un codice dei lavori pubblici criticando l'uniformismo legislativo. E in che materia? In materia di lavori pubblici, di appalti. Ma l'avete osservata negli ultimi anni la polemica tra Stato e Regioni sulle competenze in materia di lavori pubblici? Ma l'avete osservata negli ultimi anni la polemica contro i vincoli che la legislazione pone a far partire le imprese, come i controlli siano talvolta tali da bruciare le risorse che non vengono spese e che talvolta poi vengono sprecate? È il dibattito di questi anni e si svolge sui lavori pubblici. Beh, vi posso garantire che nel codice dei lavori pubblici c'è la battaglia di Francesco Tedesco contro l'uniformismo legislativo, che a fine 800 non era ancora chiaro a nessuno, anzi a fine 800 tutto doveva essere uniforme. Ma se andate a pigliare il dibattito sulle regioni, già nell'Assemblea Costituente, e poi fino al 70 quando vengono istituiti, il dibattito sulle regioni è tutto così.
ma dobbiamo puntare sull'uniformità legislativa, sull'uniformismo o sulla variazione? Ma se poi la variazione spezza le competenze e fa sì che non sia più, come dire, governabile la situazione? È noto che in tutto questo poi c'è stata una cavolata grande quanto una casa, fatta da un signore che si chiamava D'Alema, che ha fatto una modifica del titolo quinto della Costituzione, disastroso, lo riconoscono tutti i giuristi, anche quelli che sono amici di D'Alema. In una notte, per voler inseguire la Lega, si fece la modifica del titolo quinto e adesso ne stiamo piangendo le conseguenze. Quello che voglio dire è però che quello che stiamo discutendo in questi giorni, Francesco Tedesco, non è archeologia. Cioè fa parte di un percorso, ovviamente, con gli strumenti, le possibilità, le culture che allora erano sviluppate, però fa parte di un discorso di cultura amministrativa che è, diciamo, nato lì. Del resto, nel 1904, quindi quando Tedesco era ancora attualmente sulla breccia, il suo nemico, io lo chiamo così per semplificare, non è che fossero proprio, che era un lucano, Francesco Saverio Nitti, fa un intervento in cui dice: ma guardate, noi Napoli non la risolviamo mai, famoso saggio, Napoli è la questione meridionale. Però Nicolò, non mi devi levare le cose dalla bocca, scusa. Poi il monumento non te lo faccio fare più. Allora, Nitti cosa fa? Fa la famosa legge speciale per Napoli, in cui comincia a discutere di porti, come il porto di Napoli potesse avere una funzione diversa, comincia a discutere dell'aggregamento amministrativo, come cioè si potesse superare l'uniformismo dei singoli comuni. Beh, di tutto questo dibattito Tedesco era partecipe, lo ha ricordato ora Nicol Di Guglielmo, la legge speciale. Che senso ha la legge speciale? Guardate, la legge speciale è una botta in fronte a chi dichiara l'uniformità legislativa. L'uniformità legislativa significa che la legge deve essere sempre ordinaria. Tedesco è uno di quelli che all'inizio del Novecento, con un altro grande spirito come Francesco Saverio Nitti, dichiara invece la necessità delle leggi speciali. Beh, io, come dire, vi ho tediato fin troppo, ma insomma è solo per dare, come dire, un piccolo saggio di ciò che potrebbe essere occuparsi di Francesco Tedesco. Perché se un'onoranza con un po' di schiamazzi in piazza e un po' di esibizione di orgoglio paesano, quello resta, si blocca ai pioppi, non alla mattinella, si blocca proprio ai pioppi, non va oltre, non arriva nemmeno per la strada che scende per Conza, si blocca qua. Se si vuole fare invece una cosa che abbia il senso di dire: guardate, come gli ebrei si meravigliavano che a Betlemme potesse essere nato uno come Gesù, così si devono meravigliare che ad Andretta sia nato uno come Francesco Tedesco. Grazie, grazie al professore Agocella. Chiaramente terremo presente, anzi sarà questa la strada che seguiremo, perché come dicevo, ci sarà un grande impegno da parte di tanti cittadini di Andretta in questo comitato, che non è, appunto, non dovrà essere per mettere la stellina "io faccio parte del comitato", assolutamente no. E poi proveremo ad andare oltre i confini locali per mettere in luce la figura del nostro statista. Detto questo, io chiedo al Consiglio Comunale di... un attimo, segretario. Posso? Ok. Allora chiedo di votare sulla commemorazione del centenario della morte dello statista Francesco Tedesco e l'istituzione di un comitato culturale. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Non ce ne sono. E così si conclude questo consiglio. Sono contento, perché finalmente, anche se siamo in pochi per il numero legato al Covid, iniziamo a vivere un po' di normalità. Grazie a tutto il Consiglio, grazie a tutte le associazioni, grazie a Don Piercarlo, all'Arma dei Carabinieri, al Generale Di Guglielmo, al Professore Agocella, e grazie a tutti quelli che ci aiuteranno a
portare ancora di più in alto il nome di Francesco Tedesco. Qualcuno dice si pensa alla storia, bisogna pensare anche al futuro, impariamo dalla storia, come diceva il professore Agocella, perché mai come adesso Francesco Tedesco potrebbe essere attualità, impariamo dalla storia per provare a costruire degnamente un buon futuro. Buonasera a tutti.